Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate col nostro nuovo arrivo in questa città digitale e con l'ottenimento di alcuni superpoteri molto interessanti. Vorrei però, prima di iniziare gli incarichi, riuscire a prendere lo scatto in aria. Ci servono altri 5 cluster, così almeno abbiamo una nuova abilità di movimento molto utile. Quindi prendiamo questo, prendiamo questo qui, anche questo, questo perché no, eccolo qua. Ecco l'ultimo di oggi. No, non è vero, non sarà l'ultimo, ma almeno con questo qui possiamo prendere lo scatto in aria, che è un'abilità molto utile, perché se ti vuoi spostare da una parte all'altra fai così e via. Devo aumentare però la distanza, quello sicuramente. E visto che abbiamo un po' di soldi, io mi prendo il 5% bonus, che probabilmente all'inizio non è granché, però è già qualcosa. E anche i flashpoint. Sì, direi che per $3000 è accettabile. La missione di oggi è scoprire come danneggiare gli alieni. Getting near them will be tricky, but you'll have to shut down each one before you can take out the main hub, which of course is protected by even more. Ok. So, good luck with that. Va bene, non sarà un problema, tranquilla. È mai stato un problema uccidere gente? No. Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in probably requires constant maintenance, which is what these seem to be for. Vabbè, allora, questo spiega tutto. Direi, visto che però ci sono rimasti 3000 passa dollari, di aumentare la nostra resistenza, perché in questo gioco correremo un sacco, veramente. La resistenza può non sembrare il migliore dei potenziamenti, però credetemi che all'inizio, appunto, siccome non useremo quasi mai veramente i veicoli, dovremmo correre da una parte all'altra e se consumiamo anche quel poco di resistenza che abbiamo è la fine. Qua intanto c'è una statua e siccome sono una brutta persona, ecco fatto. Tra una cosa e l'altra ho raccolto veramente una marea di cluster io. Ecco fatto. E appena riusciamo... Dov'è? Visto che c'era un altro nemico. Appena riusciamo veramente ci prendiamo la riduzione dei danni alle armi piccole, che quello è molto utile, soprattutto nelle parti iniziali. Un po' come tutto nelle parti iniziali è utile, qualsiasi cosa. Anche un'arma che può sembrare stupida come il Violator alla fine può rendersi molto utile, visto che non hai armi. Sai come dici, vabbè, piuttosto che nulla. Ecco fatto. No, tranquillo. Sto andando a prendere un cluster. Prendiamo se... Madonna mia che dolore. Stavo dicendo, vediamo se... Ok, vieni qui. Ecco fatto. Ogni tanto qualche scudo lo dobbiamo prendere. Ecco fatto. Si sa mai che mi richieda uccidi tot scudi umani, fatti tot scudi umani. E io gli scudi umani non li uso quasi mai, quindi... Ottimo. Io intanto prima ricarico. Tanto per fortuna entrare in acqua non è più un problema. Allora, ricarica l'arma per favore. Carica st'arma. Oh, è santo cielo. Quanto ci vuole? E eccoci arrivati. Guarda un po'. Poverino, quello con lo scudo. Oh, questo me lo prendo io. Ah, poverino. Ah, ecco, tra l'altro, voglio mettermi da parte se riusciamo subito $20000. Così prendiamo già le munizioni esplosive dalla pistola. Le munizioni esplosive all'inizio sicuramente saranno un bonus non da poco. Ok, Kinsey, un secondo, eh.
Because I want that inside. Beh, sicuramente anche lui vorrebbe che tu sia dentro di lui. Non so in che modo di preciso, però. Dicevo, non so con precisione che modo, però sicuramente anche lui vorrebbe che tu stessi dentro di lui. Ehi, fermati. Eccolo qua. Per fortuna che abbiamo preso sto mitra qui. Ecco fatto, ammazziamo. Ahia, che male. Volevo tirargli una tentacolata in faccia. Vabbè, è stata anche colpa mia che volevo fare lo sgargiulo per niente. Ok, ora X triangolo. Ecco fatto. Hey, it worked. Yes, bravo. Bravo. Perhaps my wardens underestimated you. I won't let them make the same mistake twice. Oh, tranquillo, tranquillo, Zinyak. Set me up with one of those trading rooms. You think I can do that? So what did I get? Teleport. Munizioni infinite. Bello, mi piace. Legs of vision, bone claws. Whoa, looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast. That sounds awesome. Let me load up a few targets from the simulation. Dove sono? For you. Oh, hang on. You're not putting in people who will try to kill me. Don't worry, these are safe. Tranquillo, sono solo disattivati. We're better than I thought. C'è da dire che per fortuna non ci sono più granate in questo gioco, ma abbiamo comunque le nostre granate potenti. Abbiamo i nostri potenziamenti. Valgono esattamente ogni singola granata che non abbiamo usato negli altri giochi. I potenziamenti veramente... Dai, ricarica. Valgono un sacco a livello di bonus. No? Ah, ok, sto dicendo, l'ho mancato. What am I looking at? It looks like data clusters hidden inside walls. Grazie. Oh no! Un super coso grande, grosso, cattivo! Shit! Hell of an entrance. I'll see if I can help with that. Okay. Oh. You should be able to recover from ecco being fatto. Back now. Hold on. It aspetta looks che arrivo. Ui. Ma stai buo. I guess he pissed him off. Aia, che dolore. Now how do I get around it? You'll need something more powerful than a weapon. So use your superpowers to deactivate the shield for a short time. Then you can shoot him. Aia. Ma io non ho... Ah, ecco. Sto dicendo, non ho armi. Me le avevi tolte tutte, Kinsey. That works pretty well. Though the real thing might be a bit tougher. Beh, direi che è un ottimo potenziamento da avere, giusto? Caldo o freddo? Mi piace freddo. $2100, un bel po' di esperienza. Abbiamo ottenuto scarica. L'elemento scarica gelo. Oh, guarda un po', un cluster. Mio. Le due armi, bello. Oppure la super forza. Beh, abbiamo 8000 passadollari. Però prima, ecco fatto, prendiamo la riduzione ai danni. Vediamo i poteri. Fuoco, controllo mentale, esplosione e gioielli. Scarica area e scarica ricarica. Rigenera salute quando usi riflessi ninja. Ok, questo può essere utile. La planata, bello. La planata ci serve. Mi servono altri 4 cluster. Abbiamo 15 cluster e ora ci prendiamo la planata. Grazie. E visto che già ci siamo, ora la questione. Gli incarichi secondari alla fine a livello di video non mi servono. Cioè, tipo questi sono l'esplorazione della torre. Devi solo farti il giro per la torre. La truffa simulata, ok, non mi serve mostrarla perché tanto è solo un minigioco. E il blindato per te, anche quello, uguale. Quindi a questo punto alcuni incarichi secondari che ritengo interessanti li facciamo. Questi qua che sono alla fine solo fai quella determinata missioncina e buonanotte, li saltiamo. Anche perché la prossima missione sarà molto interessante. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!